Agi sono due morti, una ragazza di 16 anni e un giovane di 22 anni. È l'equilibrio dello scontro tra una moto e uno scooter che si è svolto giovedì sera tardi a Trento. L'incidente è avvenuto in via Venezia al Venezia altezza di via Corallo, vicino a un ristorante e una stazione di benzina. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli uomini di polizia locali che sono intervenuti sul posto, la ragazza stava attraversando gli incroci pedonali con lo scooter quando era centrato dalla bici condotta dal 22 anni, che veniva dalla città centro, a quanto pare, ad alta velocità. La ragazza è stata trascinata per alcuni metri sull'asfalto e poi lanciata oltre il parcheggio del parcheggio. Lo scooter ha rotto in due. Il centauro si schiantò contro il guardrail. Secondo i testimoni, i due ragazzi rimasero immobili a terra. Le loro condizioni, all'arrivo del salvataggio, sembravano immediatamente disperate e, dopo una serie di tentativi di rianimazione, i medici dovettero vedere la morte di il sedicenne. Il ragazzo, d'altra parte, morì poco dopo l'arrivo all'ospedale di Santa Chiara. La più giovane si chiamava Alia Freya Makatangay ed era nata nelle Filippine, ma viveva a Trento. Il motociclista si chiamava Federico Pezzè. Quanti sono la morte in uno scooter dal 2020 a oggi? 40 in Italia sono vittime di incidenti automobilistici. Per aggiornare i conti dei decessi sul veicolo di micromobilità elettrica è l'Osservatorio Special ASASPS. Ad oggi, le delle persone che guidano lo scooter sono una 2020, 12 2021, 12 2022 e già 15 2023.